Buonasera, buonasera e ben trovati. Il 15 gennaio di quest'anno, dunque circa sei mesi fa, abbiamo affrontato in questa trasmissione alcuni temi legati alla città di Campobasso. In particolare, abbiamo parlato del terminal degli autobus, abbiamo parlato del trasporto pubblico locale e poi abbiamo approfondito anche il tema della sicurezza il 15 gennaio del 2013 c'erano tre ospiti, l'assessore Nicola Cefaratti, il consigliere Michele Coralbo, l'avvocato Fabio Del Vecchio, responsabile del Codacons Molise. Oggi eh, questi tre ospiti sono di nuovo in trasmissione, Come dire abbiamo ricomposto lo stesso tavolo di sei mesi fa, sei mesi fa per verificare quello che è stato fatto nel corso di questo eh, periodo. Allora, gli ospiti ve li ripresento di nuovo, abbiamo l'assessore Cefaratti, bentornato. Buonasera. E qui questa sera eh, come eh, assessore ai trasporti del comune di Campobasso, sulla mia sinistra Michele Coralbo. Buonasera e bentornato, consigliere comunale di Costruire e Democrazia. Di fronte a me Fabio Del Vecchio, buonasera anche a lei, buonasera. avvocato del vecchio, responsabile del Codacons Molise. Allora, eh, come sempre, ve lo dico, oh, trasmissione sempre in diretta, aperta al contributo del pubblico da casa, chi vuole può intervenire sugli argomenti di questa sera telefonando allo 0874 48 21 27. Cercheremo di scindere gli argomenti in tre fasi. Parleremo prima del terminal, questione vecchia. Di Campobasso, poi della questione del trasporto pubblico locale e infine della sicurezza. Altro tema attuale e, e scottante e il 15 giugno del 2003, la, siamo tornati un po' indietro nel tempo. Allora, era sindaco Augusto Massa, al terminal degli autobus, veniva il terminal degli autobus veniva intitolato un'area a San Pio da Pietrelcina sono passati dieci anni da giugno del 2003 e il terminal ha, visto, ha vissuto dei momenti particolari, vicende giudiziarie che hanno segnato questo periodo, ci sono stati dei proclami, ci sono state delle proteste, delle sistematiche prese di posizione da parte dei vari amministratori, ma al momento giugno del 2013 il terminal è ancora lì. Ci sono delle situazioni in essere, ci sono delle novità. Vediamo di capire che cosa potrà, potrebbe accadere da qui ai prossimi mesi. Intanto eh, la, la questione eh, del, dei trasporti, della mobilità, eh, ci porta anche ai temi più, più ampi, quelli di carattere, di carattere regionale. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto all'assessore eh, ai trasporti della Regione Molise Pierpaolo Nagni un suo contributo. Allora, se la regia è pronta, eh, vediamo di mandare immediatamente l'intervista realizzata dal collega Antonio di Monaco nel corso dei lavori del Consiglio regionale di sabato scorso. Vediamo cosa ci dice l'assessore Nagni su questi temi che riguardano la città di Campobasso. In base alla sua esperienza di amministratore, qual è lo stato dell'arte dei trasporti della città di Campobasso? Eh, ho partecipato non più di qualche giorno fa ad una riunione della Commissione su invito del Presidente Sabelli e del Sindaco di Bartolomeo. Eh, C'è stato un ampio dibattito sulla questione, il Comune sta avviando una procedura di gara. Eh, Penso che nel breve tempo si avvierà questa procedura e quindi si andrà ad un quadro più chiaro in una città che ha simili difficoltà ma che ha nella posizione del terminal, al di là adesso della storia di, questo, di questa struttura, una posizione invidiabile rispetto a molte altre realtà italiane. La questione terminal si trascina da tanti anni tra promesse, ritardi e rinvii. Adesso concretamente qual è la situazione? Mm, precisamente credo che questa sia una storia lunga, ma insomma è un po' la storia del Molise, della incompiutezza, di una serie di opere che sembrano partire sempre con il piede giusto e poi si fermano in, addirittura d'arrivo. Una delle caratteristiche che mi auguro possa diciamo, determinare la nostra presenza in questo governo regionale sarà quella di trasformare le incompiute in compiute e quindi di lavorare con l'amministrazione comunale per determinare le possibilità di... Concludere quell'opera nella maniera adeguata, certo, ci sono stati tanti soldi pubblici che sono stati dispersi nei meandri di ristrutturazione di situazioni che sono legate al tempo che ovviamente sulle strutture fa il suo corso, però credo che eh, a meno di aver affrontato il, il, il discorso con molta chiarezza e mi sembra di sentire insomma, una certa disponibilità anche dall'altra parte. Quali sono infine i costi di quest'opera e le eventuali ricadute economiche sulla collettività? Beh, insomma, intanto bisogna capire quanti soldi ci vogliono per concludere un'opera che in fin dei conti aveva bisogno di alcune strutture collaterali e di una struttura d'uffici. Oggi il terminal rimane comunque un punto di riferimento funzionale c'era da immaginare un collegamento con la città che è rimasto diciamo, in parte eh, sospeso e tutto questo secondo me anche in, in, nel contesto di una mobilità nuova che a suo tempo vedeva anche il progetto della metropolitana leggera che noi riteniamo sia ancora un progetto valido per la città di Campobasso e ovviamente il grande sforzo è trovare i finanziamenti qui diciamo, la politica conta e si misura rispetto alle cose che succedono se saremo bravi la gente avrà servizi migliori il problema di Cipremiera se non ne saremo capaci abbiamo fatto solo chiacchiere Bene, grazie al contributo di Pierpaolo Nagni, eh, intervistato da Antonio Di Monaco. Allora, eh, introduciamo, introduciamo subito l'argomento terminal. Assessore Cevaratti, è la storia del Molise, le grandi incompiute, lo ha detto Pierpaolo Nagni. Ha detto bene l'assessore, è uno degli esempi tragici della incapacità di completare le opere pubbliche. Consentimi però, direttore, una battuta. Evidentemente il senatore Massa aveva colto la difficoltà già da allora, pensando di intitolare a, sapere, a, padre, Pio, a padre Pio, ma nemmeno il ricorso a padre Pio è riuscito è a sbloccare il tutto. Oggi, a parte la battuta, la realtà è questa: il Terminal è stato oggetto da 10-12 anni di vicende giudiziarie. Purtroppo il comune nel primo grado di giudizio è visto. Condannare a risarcire un danno piuttosto rilevante, oltre un milione e mezzo di euro alla società SEAC che aveva visto la eh, diciamo, diciamo, giudicataria del contratto di concessione del terminal, parliamo del 2000 addirittura. Tempi lunghissimi tra l'aggiudicazione della gara, la stipulazione del contratto, tutta una serie di difficoltà da parte dell'amministrazione comunale di allora di concedere queste aree. Nella, nelle condizioni ottimali per poterne consentire la gestione. Sta di fatto che soltanto dopo dieci anni la prima fase del giudizio si vede conclusa e immediatamente noi, seppur da mesi avevamo iniziato a ragionare sulla progettazione del rilancio di quell'area, ci siamo attivati e nella scorsa settimana. Abbiamo proposto nella Commissione Mobilità e Trasporto una proposta di deliberazione che andrà, spero, rapidamente in consiglio dopo che la commissione avrà fatto le valutazioni e spero abbia contribuito ad integrare quella che è la proposta eh, diciamo mia e del sindaco e eh, vedremo finalmente la possibilità di bandire un bando di gara che darà nuovamente alla città di Campobasso la possibilità di avere un terminal degno di questo nome. Oggi il terminal è un terminal che ha un, il nome diciamo, non è proprio adatto, è uno spiazzo all'interno del quale in maniera anche poco organizzata gli autobus sostano, c'è cioè una carenza totale di servizi, credo che sia eh, gravissimo per una città come Campobasso eh, far sì che quella porta alla città dove arrivano migliaia di persone al giorno sia in quelle condizioni. Parleremo più avanti quindi spero si, di... va, si va verso l'esternalizzazione del servizio. Assolutamente sì, noi come Comune abbiamo provato... Negli scorsi anni, io personalmente a cercare di eh, internalizzarne la gestione di quel terminal anche per i minimi livelli di servizio, parlo dei bagni pubblici, parlo di quello che è anche un minimo di manutenzione ordinaria ma nulla da fare, problemi burocratici, complessità enormi per la gestione anche dei bagni pubblici, impossibilità di trasferire lì personale, impossibilità anche di poter intervenire con dei sistemi di bagni automatici a pagamento e quindi la via maestra è quella di chiedere anche in questo caso come per il trasporto pubblico l'intervento di un privato e di chi però intervenga investendoci sul terminal. E rispondo anche a una delle domande che è stata fatta all'assessore. Oggi noi siamo in condizione, attraverso il solo intervento del privato, senza mettere nessun euro, di far avviare la gestione del terminal. Abbiamo riprogrammato parte degli 11 milioni di euro del sottopasso ferroviario che doveva partire da via Mazzini e doveva arrivare a via Insorti d'Ungheria. E di questi 11 milioni, 2 milioni sono destinati all'area terminal, ma soprattutto all'ottimizzazione di quei eh, diciamo, elementi di collegamento che sono poi legati a un'idea nuova, secondo me, di intermodalità che ci deve essere tra la ferrovia, il terminal e la sosta anche degli autobus urbani ed extraurbani. Quindi il terminal può partire oggi con una gara che noi a breve eh, avvieremo attraverso un investimento non molto ampio. Di, del privato che può rifunzionalizzare gli immobili, può attivare i servizi minimi e può finalmente dare un decoro a quell'area. Consigliere Colarbo, lei, se ricordo bene, è anche membro della commissione eh, trasporti qui al comune eh, di Campobasso. Ha avuto modo di vedere anche questo, questa proposta, questo atto deliberativo del eh, consiglio, eh, che, che dovrà andare in consiglio comunale dopo il, il visto, il parere della, della commissione. Che cosa ne pensa? Ma guardi, io. Eh, diciamo, questa sera vorrei eh, cominciare in una maniera insolita la trasmissione, o meglio per quanto mi riguarda. Io non ho mai eh, iniziato con un ringraziamento in modo particolare nei confronti della trasmissione e nei confronti della sua persona che eh, ovviamente organizza, organizza tutta la trasmissione. Questo perché? Perché al di là veramente del, del ringraziamento spontaneo e senza nessuna ipocrisia, questa trasmissione è diventata. Eh, Molto spesso su temi eh, concreti e sostanziali come quello del terminal, un po' la cartina so tornasole dell'amministrazione di Bartolomeo e per di Bartolomeo, io intendo ovviamente tutta la giunta, così come il Consiglio Comunale, in modo particolare la maggioranza. Ma è diventato un po' la testimonianza vivente eh, di quello che è stato il percorso di questa amministrazione, anche perché lei lo ricordava in apertura di trasmissione solo sei mesi fa. Fu uno degli ultimi appuntamenti e il caso ha voluto, o il direttore ha voluto, che gli ospiti della trasmissione fossero proprio gli stessi di stasera e fosse trattato tra i vari temi proprio quello del terminal, così come quello di eh, altre opere incompiute. Detto questo, ehm, è doveroso ricordare che a inizio mandato ehm, proprio il senatore Di Bartolomeo, ne eletto sindaco. In uno dei primissimi consigli comunali, quando eh, proclamò diciamo, il suo programma di mandato, disse porterò, e allora lo avviò, lo ricordo benissimo, nella Commissione Lavori Pubblici dove io sono vicepresidente avviò il, il percorso di tutte le incompiute e mi ricollego a quello che ha detto appena due minuti fa la a quel famoso DVD che, farò, fu che poi è stato fatto fu presentato momento, anche disse, dal sindaco in questa trasmissione. Le incompiute diventer, diventeranno il monumento della disfatta delle precedenti amministrazioni sì. che non hanno portato a termine nessuna di queste opere. Io nei cinque anni. Prometterò ai cittadini e comunque a questo Consiglio Comunale di affrontare singolarmente i temi e di portarli a soluzione. E ricordo, citammo la piscina, il terminal, il sovrappasso, la tangenziale, tutta una serie di opere. Che a pochi mesi dalla scadenza del mandato, a me dispiace eh, diciamo, dover contraddire l'assessore Cefaratti, che peraltro ha lavorato tantissimo ed è eh, tra gli assessori che forse più si è speso in questa giunta e lo riconosco senza, eh, senza nessun problema, però di fatto quando si arriva un po' alla conclusione di un percorso, ipotizzando di non continuarlo, perché poi se i cittadini vorranno daranno altri cinque anni di, di mandato a questa giunta e a questo sindaco, si dovrebbero più che eh, tracciare ancora le linee programmatiche, si dovrebbero un po' tracciare le conclusioni di quello che si è fatto e questo discorso dell'affidamento, così come questo discorso del eh, dare un decoro al terminal, ciò che leggiamo scritto in questa proposta di delibera che stiamo discutendo in commissione, addirittura noi lo troviamo scritto e sempre in questa trasmissione, per questo la ringraziamo vivamente, lo abbiamo eh, spulciato nella maniera più dettagliata possibile, lo abbiamo riscontrato in ogni piano triennale delle opere pubbliche. Se lei riguarda il piano triennale delle opere pubbliche Ogni anno viene presentato cioè una il, bando di caro, del il progetto di finanza del terminal, i 2 milioni di euro, circa 1 milione e 900 mila euro per terminare il terminal, per adeguarlo, il problema della scala mobile, il problema dei banni, il problema del sovrappasso, tutta una serie di problemi che problemi erano quando il sindaco è arrivato e su questo non dobbiamo nasconderci dietro un dito, è stata un'eredità che ha raccolto, ma che problemi purtroppo sono rimasti con la falsa aspettativa di risolverli. E qui c'è il nodo diciamo, sul quale poi maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale cercano di, di, di confrontarsi. Si confrontano, certo. Quindi, per concludere diciamo, questa, questa fase introduttiva, io condivido questa... gran parte delle, delle cose che sono state scritte, così come... Auspico l'intervento di un privato perché la posizione del terminal, strategica da un punto di vista della mobilità, ma strategica da un punto di vista commerciale, strategica da un punto di vista dell'accoglienza, strategica da un punto di vista proprio del rilancio della città tutta, è un qualcosa che trova la più larga condivisione. E oltre al sindaco e all'assessore Cefaratti che hanno diciamo, lavorato sul documento, io non posso, da componente della Commissione. Eh, trasporti, non ringraziare il presidente Sabelli che proprio su questo tema si è speso e ha cercato la più ampia collaborazione anche con le forze di opposizione. Quindi il problema è uno: la teoria la conosciamo bene, la teoria è stata eh, espletata ed è stata affrontata, credo, nella maniera più corretta possibile, anche con un coinvolgimento ampio della, del Consiglio, tutto e della Commissione. Il problema è che, ecco, all'atto pratico, qualora ci si avvicina al momento della, della concretezza, de, dell'affrontare realmente il problema, come in altri casi, sarà la gara sbagliata, sarà... Eh, però ric ricordia ricordiamo anche che la vicenda terminal è stata segnata anche da... È stata segnata da vicende da, giudiziarie... La del da giudizia la Ma io per questo facevo un discorso più che di polemica e di attacco all'operato. Una questione proprio sulla... Trasparenza e sulla realtà nel dialogo istituzionale, che una maggioranza dovrebbe avere, prima di tutto, col Consiglio Comunale che è rappresentativo di tutti i cittadini, ma proprio della città, anche quando queste vetrine, come quella di una trasmissione seguitissima dai cittadini di Campobassani, danno la possibilità all'assessore, in questo caso in tante occasioni, al sindaco, ma anche ai semplici consiglieri o a esponenti della città, di eh, affrontare realmente i problemi per quello che sono, cioè senza falsi proclami e senza magari illudere con aspettative che molto probabilmente, visto anche l'andazzo, oggi abbiamo avuto l'ennesimo Consiglio Comunale deserto, eh, visto l'andazzo proprio della maggioranza di questi ultimi mesi, di queste ultime settimane, con tanta fatica arriverà a discussione in Consiglio Comunale e credo che, eh, spero veramente di essere smentito perché questo è un servizio che si dà ai cittadini, io la prima cosa che voglio anche se dall'opposizione dare un servizio ai cittadini. Credo che difficilmente si riuscirà, entro questa legislatura che ormai è agli sgoccioli, arrivare a, a, concretizzare, a, a concretizzare quello che qui troviamo scritto se in maniera se se... Allora, gli... se vorrei rubare la parola all'avvocato, ma per dare continuità. Ho messo sul più tema tempo del, buon... del dovuto, no, eh, chiedo scusa. Il problema delle incompiute: noi dobbiamo innanzitutto eh, essere chiari su un termine. L'amministrazione di Bartolomeo non ha nessun incompiuto che può essere Incompiuta, ad essa addebitato. No, no, perché è bene chiarirlo: l'attività del sindaco, della giunta dell'amministrazione è stata indirizzata sicuramente nella direzione di efficientare quello che, è stata, che sono stati anche gli investimenti e i finanziamenti regionali. Noi non abbiamo. Tra virgolette buttato un euro, gli interventi purtroppo spesso sono andati nella direzione del completamento di opere che, per vicende di diversa natura, ma non addebitabili a noi, sono oggettivamente delle incompiute. Io, però, sono più fiducioso, Michele. Io credo che invece il Consiglio Comunale, la maggioranza dell'opposizione su questi temi, due o tre temi decisivi. Penso davvero che eh, ci sia un, un sussulto si, di si, orgoglio si, si e, anche si, un e, un e ci giochiamo anche la dignità, la dignità di amministratori comunali. Avvocato Del Vecchio, allora, una, la storia del terminal ormai si trascina da, da, da quasi 15 anni. Ogni giorno arrivano in quella zona circa 10.000 persone, quindi sono 10 oltre 10.000 10 consumatori. Alla fine il problema si riverbera sempre su chi? Sul cittadino? Sì, sono 10.000 consumatori che si lamentano costant costantemente, quotidianamente, della, di questo annoso problema del termine. Io direi che eh, innanzitutto, per rimanere sul concreto, sarebbe il caso di strappare anche una data all'assessore su, su quando ritiene che possa andare in consiglio questo, questo bando. Perché dico questo? Perché è vero che il tema dell'incomputer si trascina e non è addebitabile a questa amministrazione, però perché si trascina un incompiuta? Perché ogni amministrazione, per quanto di competenza, non riesce a fare neanche un, quel segmento utile per portare a termine l'opera. Allora, sostanzialmente, anche se ovviamente in evidente ritardo, perché stiamo parlando della scadenza della legislatura, non so quando scade, quando il consigliere. Tra un anno. Tra un anno, Tra un anno. Tra un anno. Tra un anno. siamo a 12 mesi. Diciamo, Quindi esatto. i tempi ci sono ancora. Anche se però, anche se però diciamo, già qualche mese prima della scadenza si inizia un po' a pensare alla campagna elettorale e quindi diciamo, si, ci si distrae dalle problematiche urbanistiche, amministrative, quelle più. E più. Attuali e cogenti però sostanzialmente, eh, dato che sei mesi fa ci siamo trovati qui e l'assessore ci aveva detto che ci aveva in animo questo, questo discorso di esternalizzazione. Adesso ci dice che probabilmente si può concretizzare. Però, dato che i tempi stringono intanto una data ce la dovrebbe eh, dare così. Insomma, <ride> se ci troviamo un terzo incontro, facciamo. possiamo mettere più alle strette. <ride> cioè, ci avevi dato questa data, ora ci spieghi come mai. No, non, non ci, ci sei riuscito eh, senza problemi. Allora, ci e e ce la dica un allora, no. no. leader L'ider <ride> è questo: eh, commissione. Sì, commissione. consiglio, pubblicazione del ban. Pubblicazione del Banco. Quindi, innanzitutto volevo anche rispondere all'avvocato. Noi eh, non è che negli ultimi sei mesi non abbiamo fatto nulla, però soltanto a gennaio, quindi eh, due o tre mesi fa. Quattro mesi fa, quindi ci è stato notificato poi a marzo il provvedimento, cioè si è conclusa la vicenda giudiziaria certo. che, tra gli altri aspetti, ha definitivamente sciolto il vincolo contrattuale tra il comune e la società che si era giudicata la gestione del terminal. Quindi, noi siamo rientrati diciamo, non nel possesso delle infrastrutture perché quelle le abbiamo acquisite subito, ma nella se vogliamo completa libertà di poter intervenire su quell'ambito soltanto due mesi fa. I tempi, la Commissione, spero che nel giro di due o tre sedute possa dare allora, gli elementi abbia, integrativi, c'è cioè, co il collega che collega, in commissione, eh, commissione opererà, io spero che in due o tre sedute di Commissione il documento possa essere integrato, migliorato, mi auguro ci siano spunti di riflessione, io ne farò tesoro, l'integreremo li la delibera e la porterò in Consiglio. Dalla, eh, dal Quindi, completamento del cons in Consiglio prima dell'estate? Sicuramente, io Quindi, mi auguro sì, sì. che prima dell'estate siamo in condizione anche poi di predisporre di giunta... E anche con atti dirigenziali il bando. Quindi, io mi auguro davvero che subito dopo l'estate si possano espletare le gare. E diciamo a settembre il nostro. Sì, settembre-ottobre, ottobre mi, mi auguro che sia un termine ragionevole. Vabbè, anche, anche noi ci fermeremo durante la pausa estiva. Eh, noi no, e riprenderemo, e riprenderemo noi no. le trasmissioni 5 trasmissioni a settembre, eh, a settembre. Quindi, eventualmente possiamo. Anche eh. fissare un nuovo appuntamento, però Poi, vorrei io volevo solo sì. completare eh, un discorso, però nel frattempo eh, un'altra problematica che avevamo affrontato, l'avevo sollevata eh, personalmente alla scorsa trasmissione, che è un, un tema che mi. Che mi vede particolarmente sensibile in quanto oh, si parla di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica, cioè quell'attraversamento che fanno queste migliaia di ragazzi, eh, di, anche teenager 15-16 anni, di, che hanno, diciamo, eh, anche spesso una certa poca accortezza nell'attraversare dovuto anche all'età e tutti il... questi. Massi, diciamo, in termini massimi bisognerebbe eh, procedere in via prudenziale a garantire eh, una sicurezza dell'attraversamento della, della rotatoria per arrivare al terminal e viceversa e quindi questi famosi marciapiedi che tutti chiedono in modo tale che questi ragazzi che eh, vanno a attraversare possano camminare su un marciapiede che quindi abbiano una certa sicurezza e non come adesso che attraversano praticamente in piena strada con diciamo, il pericolo so, di, di investimento anche a questo eh. no, allora, ricorderei anche il fa la famosa sopraelevata sì, so, 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 di collegamento dal so, so, terminal a via macchina sono quei sì. eh, temi strettamente collegati eh, il sovrappasso purtroppo non sarà completato eh perché sì, ci sono dei costi enormi per Quindi poter. Quindi un no, sarà un'opera compiuta. No, non sarà completato così come era l'impostazione progettuale originaria. In realtà gli manca il tunnel di collegamento da via Mazzini all'imbocco che sarebbe il tratto che si vede oggi in sopraelevazione. Ci sono stati innanzitutto anche qui tempi lunghissimi per l'esecuzione dell'opera. Le vicende sia legata ai ritardi di trasferimento di fondi dalla Regione al Comune, e di conseguenza dei Comuni alle imprese, hanno creato ulteriori problemi. Ripetiamo, ma dobbiamo ricordarci sempre il tema del patto di stabilità che ha in realtà sospeso i pagamenti all'impresa per parecchi mesi. I progetti, questi progetti purtroppo nascono vecchi perché sono progetti che vengono appaltati magari dieci anni fa con dei costi e dei prezzi posti a base gara, di gara che non sono più attuali. Stiamo definendo con la struttura tecnica dei lavori pubblici una variante al progetto che in realtà prevederà l'ottimizzazione proprio dei marciapiedi nelle zone di imbocco al terminal e non più il passaggio in sotterraneo, ma ad ora, per ora, che semplicemente il collegamento aereo che viene a terminare nella piazzale. Che è retrostante alla ferrovia Questa per storia, poter. ci ha accennato sei mesi E eh, questo, eh, questo adesso c'è la perizia. Purtroppo ci sono le autorizzazioni di acquisire, c'è una perizia di variante. Questo consentirà, perlomeno, di rendere funzionale l'opera che oggi vediamo e di non attendere magari altri due anni. Quelli che potrebbero essere i tempi per il completamento allora, del sottotitolo. Anche su questo, Quindi qualche te tempo. Allora, tempi... Il problema, eh, direttore, è questo. Mentre sull'altra vicenda i tempi dipendono dal Consiglio, dall'assessore, dal sindaco e posso darli, su questa vicenda deve intervenire la Regione, devono, devono essere acquisiti dei pareri ulteriori anche da parte del dello Stato. Su, quella, su questa alternativa, sui tempi per l'approvazione della variante, posso e anche dare regione... una data di, di un paio di mesi, però poi per l'esecuzione e il completamento... Sinceramente non mi sbilangerei La regione che precisare... tipo di intervento vi aspettate? La regione ci aspettiamo l'autorizzazione, la ridefinizione sia del quadro economico che del progetto, ovviamente ce la devo autorizzare perché togliamo un pezzo per farne un altro, però perlomeno rendiamo, funzionalizziamo parzialmente l'opera e sicuramente risolviamo il problema della sicurezza. A parità di costo dell'originario progetto. Corato. Sì, io soltanto su questo veramente un minuto di precisazione. Su questo su che cosa? Sulla sul, sopraelevata, sopra 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 chiedo sopra scusa levata. se non ci facciamo difficoltà nel, nel seguire. Eh, per quanto riguarda la sopraelevata, questo argomento è stato giustamente come ricordava l'assessore affrontato nella competente commissione lavori pubblici, dove io sono vicepresidente vice e allora era presidente della commissione eh, il consigliere Livia Mucci, oggi assessore nella nuova giunta di Bartolomeo. Partecipò anche lo stesso sindaco di Bartolomeo a quei, a quei lavori e la seduta diciamo, si è protratta per due o tre eh, appuntamenti e il sindaco ha avuto ehm, la piena collaborazione di, tutto il, di, tutto la, di tutta la commissione consigliare, così come ha avuto anche eh, suggerimenti, alcuni anche del sottoscritto di natura tecnica, ma anche di altri consiglieri, ad approvare e a eh, interfacciarsi con la regione Molise per appunto approvare quella variante che perlomeno mettesse in sicurezza quell'attraversamento, cioè al di là se è un'opera faraonica o non faraonica, però sfruttiamo ciò che è stato già realizzato, utilizziamo i marciapiedi esistenti, utilizziamo il sottopasso ferroviario per collegare i pedoni tra uh, la zona di, di uh, Via Giambattista Vico con la zona di, di, di Via Cavour, insomma il centro cittadino. Ora, anche quando c'è un clima collaborativo, eh, su questo mi riallaccio a quello di prima, e quando diciamo, il Consiglio Comunale o la Commissione, che diciamo, è un piccolo Consiglio Comunale, una piccola rappresentanza del Consiglio certo. Comunale, dà mandato pieno al sindaco o comunque dà mandato pieno alla Giunta. Purtroppo i tempi eh, non si sa per quale ragione, a volte di carattere giudiziario, a volte per inerzia, a volte perché appunto manca sempre un cavillo o una delibera una determina scritta nel modo più opportuno, però si li da, dilatano in maniera tale che tutto ciò che viene stabilito eh, rimane praticamente scrittura morta, cioè che non riesce a dare appunto quella concretezza di cui parlava l'avvocato del vecchio, quei tempi precisi o perlomeno presunti che possano appunto garantire un servizio. In quella stessa occasione, ehm, io chiesi al sindaco e devo dire la verità: il sindaco accolse positivamente la mia richiesta e se ne fece eh, portatore nelle sedi opportune. Quindi, non è che litighiamo sempre con il no, sindaco, a molto spesso abbiamo anche un rapporto collaborativo. Eh, chiesi personalmente. L'abbattimento di quel muro che è stato realizzato eh, su Via Mazzini, che doveva alloggiare il vano ascensore per collegare diciamo, il tunnel con la zona più eh, elevata in quota di Via Mazzini, perché effettivamente deturpano il paesaggio, ma se è vero come è vero che andiamo incontro verso quella variante, è inutile rovinare anche quel percorso verde che c'è in quel piccolo parco, in quella piccola zona appunto dedicata a verde per i cittadini, ed è soprattutto inutile deturpare quella zona di Piamazzini, nonché quella strada, diciamo così, che va a quota inferiore rispetto al, al passo che dovrebbe essere Viaggio Berti, se, se non sbaglio, è, che, è, di fatto, che, che eh, ha visto il danneggiamento proprio in virtù di quell'innalzamento, quel, proprio delle attività commerciali che ora diventano praticamente occultate al passaggio e soltanto chi sa della presenza di alcune attività commerciali riesce a raggiungere. Così come eh, crea quel senso di soffocamento agli eh, abitanti che eh, più volte hanno sollecitato in Commissione rende eh, proprio inopportuno l'abitabilità e la vivibilità dei primi piani delle palazzine proprio residenti su Viaggio Bello. Quindi il problema è sempre quello. La teoria c'è, ma la pratica arriva con il vecchio, eh, L'assessore Magni diceva, ha detto che eh, la questione delle incompiute è, una storia, è la storia del Molise. Eh, alla storia del Molise ci aggiungerei anche la, quella dei Contenziosi. È un problema tutto molisano questo, oppure... Dei, come dire, il problema del contenzioso, un problema. I vari contenziosi aperti un po' su tutte le questioni delle opere pubbliche, queste sì, cose. Cioè qui. è un problema di legislazione che sostanzialmente noi scontiamo in Italia: un, un sistema giudiziario molto farraginoso che chiaramente, soprattutto nel campo delle opere pubbliche. Eh, si manifesta in tutta la sua... Cioè offre il fianco... Sì, a... offre il fianco a ricorsi, contro ricorsi, provvedimenti sospensivi, deltare. Quindi sostanzialmente abbiamo un sistema giudiziario che da una parte è molto garantista, quindi garantisce sulla lesione di diritti, interessi legittimi, quindi garantisce la tutela di eventuali prevaricazioni o abusi che si possano compiere. Nel... Però l'altra faccia della medaglia qual è? L'altra faccia della medaglia è che chiaramente si hanno dei, dei tempi eh, giudiziari che non sono um, compatibili con i tempi eh, delle, diciamo, edilizi, tra virgolette, con i tempi che occorrono per eh, procedere ad una ad una veloce esecuzione di un progetto che quindi poi nel momento in cui eh, passa troppo tempo diventa o inattuabile o come diceva giustamente l'assessore prima del tutto anti-economico, vecchio, anti progetto, vecchio e quindi sostanzialmente ma noi abbiamo una famosissima incompiuta, tra virgolette perché poi alla fine è stata anche per uh, certi aspetti realizzata, però ancora oggi sono lavori in corsa tra Salerno e Reggio Calabria, che sono le, le il classico esempio italiano di tutto Reggio casino. Sostanzialmente, però, io volevo un, dato che avevo molte lamentele degli utenti per il discorso dei bagni pubblici che poi affrontammo all'epoca. L'assessore si impegnò un po' a vedere eh, una soluzione tampone provvisoria nei bagni a gettone. Nel suo intervento precedente ci ha detto che è stato impossibile, ecco, se casomai potesse. Darci delle veloci spiegazioni anche per i cittadini che ascoltano, su perché non si è potuti nemmeno riuscire ad arrivare a questa soluzione tampone provvisoria dei, sì. dei bagni a gettone. Sì, insomma... avevamo ipotizzato due soluzioni. Una era quella della riattivazione parziale dei bagni che sono eh, presenti eh, e sono eh. perfettamente funzionanti o perlomeno diciamo sono in condizioni buone nel piano seminterrato del terminal però c'era la necessità di, di fare interventi sulle reti, sulle reti intendo sia sulle arci idrici sulla che arci forniari e rendere autonoma la parte elettrica rispetto all'intero terminal. Questo costava, aveva imponeva dei costi rilevantissimi, cioè per poter attivare almeno sei bagni, c'erano tre eh, diciamo, uomini, due donne e c'era un disabile già pronto, c'erano dei costi di diverse decine di migliaia di euro, perché bisognava rifare tutte le linee di collegamento alle fogne e c'era poi da fare tutto l'intervento nella parte elettrica. Inattuabile. E l'altro elemento poi era anche questo, che eh, la gestione diciamo, del termine oggi sconta completamente l'assenza di una guardiania. Cioè Oggi al di là della fortuna di avere il gestore del bar che grazie a Dio c'è e ci dà la possibilità di avere un punto di riferimento anche con la biglietteria e quant'altro, il terminal è senza guardiania, cioè noi, a parte i servizi che costantemente fanno le forze di polizia e la polizia municipale, in realtà è un'area non sorvegliata, in particolare in alcune ore del giorno. Quindi voleva anche dire esporre quella parte del terminal che diventava a quel punto libera per l'accesso ad atti vandalici. Lo stesso problema degli atti vandalici è la possibilità poi invece di non poter coordinare l'attività di manutenzione di un bagno automatico, noi abbiamo un bagno automatico a piazza della Vittoria, lì piazzato, un altro l'avevamo sotto, sotto al carcere, costano 10-12 mila euro l'uno, hanno bisogno di una manutenzione così puntuale, così costante, che ad esempio l'inserimento, come è capitato in altre zone, sono andato anche a vederli proprio dopo la trasmissione di eh, monetine rovinate o di bubble gum all'interno della fessura della scheda che consentirei, consente poi l'apertura e anche l'igienizzazione no. cioè. automatica del bagno diventa praticamente non, non applicabile. Io per questo è davvero e è, è antieconomico è sì, esatto, è l'impossibilità di mantenere in efficienza Sono dei sistemi che funzionano bene in aree presidiate dove c'è una costante presenza di persone e anche una costante presenza per quello che è possibile di un sistema anche di sorveglianza. Non abbiamo, noi nella pianta organica del comune non abbiamo la possibilità di spostare un'unità presso il terminal. Questo è il, è il vero problema. Eh, allora Dovremmo andare in pubblicità, mh, però se in un minuto riesce a darmi una risposta, nel senso che lei prima accennava a... a a questo bando no? e gli oneri a carico dei terzi. Lei eh, ha detto: gli oneri, come dire, sono, tra virgolette, chiaramente irrisori, però mi sembra di aver capito leggendo un po' l'atto deliberativo qui. Che chi partecipa a questa gara, chi parteciperà a questa gara, avrà degli oneri abbastanza sì. corposi da, da no, assumere. Insomma, non, non sarà una, no, una, no, un altro. No, no, forse non, mi sono espresso male. Eh, io no, dicevo: cioè, diciamo, ci sono questi 2 milioni di sì, euro abbiamo. Eh, allora noi dobbiamo, ecco, proprio per cercare di eh, mantenere fede ai tempi, agli impegni sui tempi, l'ipotesi di poter fare un progetto nel quale anche il finanziamento pubblico veniva messo a disposizione del privato per intervenire sulle infrastrutture e quindi i tempi di una definitiva riprogrammazione degli 11 milioni, secondo me dilatava troppo il tempo per la pubblicazione del bando. Quindi abbiamo ritenuto di fare un intervento che può essere quello di dare a un privato l'onere dell'adeguamento delle strutture al minimo, quindi non interventi strutturali molto importanti sulla parte esterna del terminal. Poi, magari nel prossimo intervento, se posso anche cercare di evidenziare qual è la filosofia che io vedo legata tra la gestione del terminal e il trasporto di pubblico, pubblico urbano. Credo che in questo bando ci sia la necessità di individuare un privato che intervenga. In termini economici, adesso dare un numero forse è eccessivamente. Ehm, rischioso per non dare informazioni sbagliate ma credo che un privato che possa avere per sei anni la gestione del terminal con 8-9 mila persone che vanno lì, che quindi può utilizzare tutte le aree, sono parecchie centinaia di metri quadrati di struttura all'interno delle quali inserire oltre che le biglietterie, i servizi diciamo, di accoglienza tutta una certo. serie di attività e servizi, certo. negozi certo. attività commerciali vari, credo che da quell'investimento da questo ritorno può venire fuori un investimento iniziale di diverse centinaia di migliaia di euro che consentirà di avviare seriamente quel termine. Allora, ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità. Ci vediamo tra due minuti. Linea alla regia. Frattura decida è l'ultimatum di Cotugno. Il consigliere di Rialza Timolise forza i tempi sul quinto assessore. Il governatore deve tradurre le parole. Infatti, intanto il presidente polemizza con l'ex subcommissario Rosato. A Isernia e Venafro, donne in giunta, i rispettivi commissari hanno modificato gli statuti comunali per prevedere la quota rosa. I neosindaci Brasiello e Sorbo dovranno nominare almeno un assessore al femminile. Mascherati da gorilla svaligiano una gioielleria, un colpo da 400.000 euro al Follie d'Oro al centro San Nicola di Termoli. I tre malviventi hanno fatto il colpo coprendosi il volto con le maschere da scimmia. Nessuna traccia dei rapinatori. Oggi a Campobasso la prima udienza nel procedimento per l'acquisto del catamarano Termoli Jet. È partito dunque il processo tra gli imputati anche l'ex presidente Iorio e l'ex assessore Chieffo. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di Damico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Sorgenia, l'energia sensibile. 30 anni di esperienza con 15 punti vendita lama Optical. Montature da vista firmate a 10€ euro se abbinate a una coppia di lenti. Occhiali da sole firmati a 20 euro. E inoltre occhiali progressivi personalizzati a 139 euro. Con garanzia di adattamento lama Optical. Al centro commerciale Monforte di Campobasso. Se non vedi, non ci credi. In volo nei secoli. Lo speciale dedicato alla sfilata dei misteri di Campobasso torna su Telemolise alle 15.30 di martedì 4 giugno e alle 11.30 di mercoledì 5 giugno. E in streaming su www.telemolise.com. In volo nei secoli. Con contenuti inediti, interviste e le emozionanti immagini dei misteri. Un evento in collaborazione con. Chi l'ha detto che quello che nasce tondo non può diventare quadrato? Scoprite il nostro nuovo spaghetto quadrato, la Molisana, pastai dal 1912. Dal 14 giugno al 5 luglio arriva il grande concorso del Centro del Molise, Oggi Pago Io. Vieni al Centro del Molise e scoprilo. CSFO, Centro Servizi Formazione e Occupazione. Via Campania 15 Campobasso. Villaggio turistico, Pizzeria, Sala Ricevimenti, Ciocca. Sesta sagra dello Funnateglie dal 5 al 7 luglio presso Metal Zilembo. La gelateria di Celindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei senfritti, dei gelati più genuini ed invitanti. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, consigliere Corabo, con uh, l'assessore Cefarati stavamo parlando un po' anche dei, dei costi, degli oneri a carico eh, di terzi. A uh, Suo avviso, sarà realmente a questo punto realizzabile questa, questa, questa idea progettuale, questa cosa qua? Insomma, alla fine vedremo realmente eh, concretizzarsi di questa operazione? Allora. Guarda. Per quanto riguarda il. Almeno in, ehm... questa, in questo scorcio di consigliatura. Sì sì, 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 è chiaro. Io, da un punto di vista proprio dell'economicità dell'intervento, dell devo dire che, uh, a mio modo di vedere, per la posizione proprio geografica uh, nella quale è posto il terminal, se uno prova a guardare campobasso sì. dall'alto, il terminal è proprio il baricentro di tutta la città e da lì partono gli snodi anche per la tangenziale. Quindi, se il terminal non viene visto unicamente come. Eh, punto di arrivo di pendolari o di utilizzatori del trasporto pubblico su gomma, ma addirittura viene visto come punto di arrivo e di parcheggio di interscambio. Faccio l'esempio: chi viene con mezzo proprio da Baranello piuttosto che Matrice o Termoli deve lasciare necessariamente la propria autovettura nel parcheggio di interscambio che dovrebbe essere a corredo del terminal. E da lì utilizzare servizi navetto o comunque servizi pubblici eh, per raggiungere il centro della città. Se si sì, ragiona in quest'ottica, il terminal non accoglie più i 7-8 mila pendolari, e questo discorso, per onore del vero, l'abbiamo condiviso in più di un'occasione proprio con l'assessore Cefaratti: il terminal diventa luogo di utenza per lo meno di 20-22 mila persone quotidianamente e quindi il bacino di eh, possibili acquirenti o di utilizzatori di quei servizi all'interno del terminal va eh, quasi a triplicare rispetto a quelli che sono i calcoli sui quali adesso si affronta un progetto di finanza. Quindi in questi termini io credo che per un privato, ovviamente con liquidità eh, sicuramente cospicue e con coperture finanziarie adeguate, c'è un, un ritorno nel lungo periodo eh, abbastanza, abbastanza buono. La cosa che infatti io farei e eh, cercherò di proporre alla Commissione è quella però di non imbrigliare troppo il bando, ovvero dettare le linee guida su quanti più punti possibili, però non determinare in maniera troppo stretta, troppo asettica le condizioni. Cioè il privato fondamentalmente eh, deve fare un investimento che deve produrre reddito. Certo. Noi come, e quindi mi rivolgo all'assessore che ovviamente ha aperto la collaborazione anche alle opposizioni, noi come Consiglio Comunale che cosa dobbiamo ottenere? Dobbiamo ottenere due cose. Prima di tutto che si dia un servizio alla cittadinanza e la seconda cosa che dobbiamo ottenere, dobbiamo fare in modo che quei capitali che da fuori vengono nella città restino nella città e in termini di investimento e in termini di occupazione e in termini proprio di circuito di eh, circolazione, scusate il gioco di parole della moneta, quindi quei servizi commerciali, artigianali ma anche, io allestirei il terminal anche con spazi espositivi eh, spazi dedicati a rappresentare deve, deve, diventare, deve un diventare un centro polivalente perché al centro della città ad esempio si potrebbe impiantare nel terminal un servizio internet gratuito, pensare agli studenti perché l'università è a pochi passi e quindi una sala di attesa adeguata che permetta anche punti di incontro, punti di studio, caffè letterari. Bisogna pensare un po' in grande, però lasciare ecco, spazi aperti alle iniziative dei privati e strappare quanti più servizi possibili. Noi sicuramente non dobbiamo fare utili come certo, comune di vabbè, Campobasso, noi dobbiamo dare servizi e occupazione Però cercare E di, quello è un giorno secondo bando, me fondamentale. che alla fine ritorni a favore dei, sì, dei, sì, dei cittadini del campo e di chi usufruisce di questo E deve diventare, di questo, ecco, questo, secondo me questo. la cosa su cui puntare, deve diventare anche un parcheggio di interscambio per chi utilizza il mezzo proprio, perché non è detto che non utilizzare assolutamente il mezzo extraurbano debba poi diventare una naturale conseguenza del non utilizzo del mezzo pubblico urbano. Quindi quello deve essere il punto di approdo. Magari Nicola, diciamo che oltre ad essere assessore, anche ingegnere, sicuramente potrà studiare soluzioni nel bando di Beh, parcheggi tipo anche quelli dell'Aeroporto. Ma anche insomma. lei è un ingegnere, quindi è in collaborazione, quindi no. potrete sicuramente collaborare. Questi, Chiudiamo. Scusa, direttore, chiedo scusa. Questi elementi che mi diceva eh, Michele trovano risposta eh, già in alcune scelte che l'amministrazione ha fatto perché. Dobbiamo immaginare, poi magari lo approfondiamo quando parleremo del TPL, noi già nella gara del trasporto pubblico locale avevamo immaginato un ridisegno di quello che era il concetto di intermodalità e quindi dei flussi veicolari nel del Ci trasporto pubblico. No, dicevo però nel terminal. Noi già rimodellavamo il servizio di trasporto pubblico in modo da far sì che il terminal diventava un polo di servizio esatto. per l'utente, non solo per l'utente urbano, ex urbano, anche per l'utente privato che poteva trovare comodità e deve trovare comodità in due secondi dalla tangenziale a parcheggiare e usare il mezzo pubblico, con tariffazioni diverse, agevolazione per chi utilizza quei parcheggi. Quindi l'idea è un'idea che a 360 gradi lega il bando del TPL e poi ne parliamo con questo bando per la gestione del terminal. Solo una cosa velocemente. C'è eh, qualcuno che eh, dice che in quell'area del terminal c'è presenza di amianto. Uh, lei non mi risulta. No. non mi risulta. Assolutamente non no. mi risulta. Va bene, allora uh, chiudiamo l'argomento terminal. Avvocato Del Vecchio. Sei mesi fa, lei parlando della città che vorrei, mh, sottolineò tra alcune situazioni, quella di un trasporto urbano più. Efficiente, quindi eh, apriamo il eh, capitolo trasporto pubblico locale. La commissione trasporti al eh, comune di Campobasso si è riunita eh, nei, nei giorni scorsi. A, ai lavori ha partecipato anche l'assessore regionale Pierpaolo Magni. Si va dunque verso una nuova procedura di gara per il eh, TPL, il trasporto pubblico locale, perché anche in questo caso ci sono stati ricorsi giudiziari che hanno. Non dire, non dire bloccato la macchina amministrativa ma sicuramente rallentato eh, sicuramente a distanza di sei mesi a campo Basso che fa orecchio resta, se resta sempre quella <ride> lo stato di desiderio diciamo inalterato eh, sembra waiting for Godot direbbero. sostanzialmente eh, quello che dispiace è questo che mh, non si vede Alcun eh, cenno di eh, cambiamento, di miglioramento? Io posso capire problemi giudiziari o altro che sicuramente adesso eh, l'assessore ci illustrerà. E, sicuramente è auspicabile questo discorso di un, di un uh, TPL che vedo, uh, ci, ci dovrebbe essere, da quanto ho capito, in, uh, in commissione o un bando. Che, insomma, eh, sì, uh, siamo... In, uh, in prossimità di, di far partire. Tuttavia, eh, per esempio, faccio un piccolo esempio, una benzina, le benzine intelligenti, queste eh, piccole cose, anche negli orari, consentire quantomeno all'utente che, eh, che va a fermare. Ma dice anche quei piccoli segnali. Che, sì, eh, perché per l'utente che, per che non... quotidianamente usufruisce del servizio pubblico sono dei piccoli ma grandi segnali, importanti. Un orario in cui dovrebbe arrivare, eh, il percorso che dovrebbe Queste piccole cose con un display eh, che, che sia visibile. I costi penso che siano minimi. Eh, Prima parlavamo nella pausa dei costi che ci sono stati per il corpus domini, sicuramente una grande festa importante, la più importante che abbiamo, è giusto che sia, che, che vengano spese le, diciamo, delle risorse in questo senso. Però delle minime risorse si possono mettere a disposizione quantomeno per dare dei segnali, che sono segnali incoraggianti da una parte e dall'altra danno un minimo di prospettiva all'utente eh, in senso diciamo, ottimistico futuribile. L'assessore, quando lei ha parlato di costi, è, è, è stato un po' come dire. Però, Conoscendo allora, i costi delle pensiline, so, mi preoccupo, so mi preoccupo sono. sono notevoli, non tanto per la pensilina, ma per il sistema di si trasferimento si poi dei dati. Comunque, una allora, notizia: in prima sì. noi in città abbiamo quattro postazioni con pensilini intelligenti e credo che nel giro di una settimana o due saranno riattivate. Quindi almeno in quattro punti della città abbiamo saranno abbiamo attiva, Ci sto, ci ah, st ah, ci ah, sto ah, lavorando ah, da ah, diversi mesi. Ah, Grazie anche, devo ringraziare eh, la SEAC, quindi il gestore, perché è un intervento che farà a propria cura e spesa l'attuale gestore. L'attuale gestore sì. che, che tra l'altro sono i punti della zona centrale, la zona della stazione, la zona di Via Mazzini e quant'altro. Devo anche dire che noi abbiamo munito e questo... Anche con l'ottima collaborazione con la SEC, tutti gli autobus di sistemi già da un anno e mezzo sono attivati, GPS. sistemi di GPS, quindi noi abbiamo dei sistemi di controllo che ci danno la possibilità di individuare il percorso, i tempi di percorrenza e quindi anche di monitorare le scelte che facciamo sulla mobilità e sul traffico se danno meno beneficio. Alla città, quindi noi questi sistemi li implementiamo per quelli che sono quelli attualmente già eh, posizionati in città. Nel bando però è previsto l'adeguamento di tutte le pensiline con questo sistema. Allora torniamo un po' ai lavori. Beh, ci ha allora, dato questa notizia, Avvocato Vecchio: fra un paio di settimane partiranno quelle queste che ci sono, quelle che ci sono quattro, quattro que pensiline intelligenti. Torniamo ai lavori della commissione dei trasporti, lavori mh, ai quali ha partecipato oltre all'assessore Magni anche il sindaco di Campobasso quali sono gli impegni che ha preso la regione per quanto riguarda il trasporto pubblico locale per, e soprattutto anche per quanto riguarda anche, eh, se ha avuto modo di verificare questa eh, questa gara Allora direttore cioè. io eh, con il nuovo assessore già ho già avuto modo di vedermi e incontrarmi anche con la sua struttura tecnica 4-5 volte e ho avuto massima collaborazione e disponibilità L'obiettivo nostro è quello di poter evitare che a valle di una riproposizione del bando ci venga nuovamente contestato mm. per alcuni cavilli e a questo proposito oggi proprio abbiamo avuto una riunione in dal senso, mi facevano rilevare che nel settore dei trasporti solo nel 2012 sono state emanate a livello nazionale 120 norme. Quindi stiamo parlando di un settore che è totalmente, voglio dire, eh, pieno di, varianti, di variazioni, norme e quant'altro. Quindi dobbiamo essere davvero... Ecco, dobbiamo essere molto molto cauti. Noi perché abbiamo purtroppo subito lo stop del TAR? Sia perché eh, nella fase diciamo, di pubblicazione del banto è intervenuta una norma che imponeva l'approvazione di, di, di una direttiva quadro che giustificasse la scelta dei servizi minimi come elemento unico di affidamento al gestore e eh, purtroppo noi non l'avevamo fatto anche perché la norma è intervenuta praticamente a cavallo della pubblicazione del bando. L'altro elemento fondamentale, e questo è invece l'elemento centrale che la Regione deve risolverci, l'impegno dell'assessore è pieno e credo che nel giro di due o tre settimane ci verrà risolto, è quello di definire con correttezza la congruità del costo chilometrico, perché un elemento fondamentale nella gara del TPL è quello di porre un prezzo a base d'asta. Noi faremo una gara eh, a offerta migliorativa, quindi una gara che prevederà da parte del soggetto che risponderà proposte migliorative e integrative per potenziare e migliorare il servizio, però un elemento fondamentale è che ci sia una congruità del prezzo posto a base di gara. La regione ha determinato questo costo qualche anno fa, lo dovrà rideterminare per poter anche adeguarlo all'attuale stanziamento chilometrico che ci viene garantito che è stato ridotto in parte negli ultimi anni. Eh, la struttura tecnica della Regione sta lavorando. L'impegno dell'assessore è quello che nel giro di due o tre settimane ci venga comunicato definitivamente questo valore, ma a valle di studi e di approfondimenti che la Regione stessa farà. Rimosso questo elemento, che è un elemento di ostacolo o perlomeno un elemento che potrebbe eh, rallentare e porre il Comune in, diciamo, in una situazione di debolezza rispetto a un ricorso, noi ribandiremo il bando. Un bando che dal punto di vista. Della tipologia dal punto di vista delle premialità e dal punto di vista anche dell'innovazione che racchiude in sé, ha visto anche apprezzamenti forti da parte dell'assessore. Siamo a settembre? Pure... Ma adesso, qui, se la regione mi, mi dà queste informazioni entro fine mese, è ragionevole che quei tempi siano un paio di mesi per poter ripubblicare il bando, che ha dei tempi di pubblicazione in questo caso un po' più lunghi dell'altro, perché c'è un base d'asta molto ampio. Qui noi parliamo di un base d'asta che va a essere circa di 2 milioni e mezzo, 3 all'anno, per 6 anni, quindi parliamo di circa 20 milioni di euro, quindi ci sono le procedure di pubblicazione e andato sulla gazzetta ufficiale, in questo caso i tempi saranno leggermente più lunghi. Però è certo che tutto il lavoro fatto nei mesi precedenti, e qui voglio anche dire che noi, eh, davvero io fiduciosamente dico, concluderemo queste cose nell'ambito della nostra attività di amministratori, quindi nell'ambito di quest'ultimo anno, si concludono perché ci sono stati 3 anni e più di lavoro, ad oggi, quindi nulla verrà risolto in tre o quattro mesi, ma verrà risolto in questi ultimi sei o otto mesi perché ci sono stati tre o quattro anni di lavoro. Corrado, dunque, nulla è stato lasciato al caso: loro hanno lavorato in questi quattro anni, adesso tutto arriverà. Almeno in questi dodici que no, so que sì, sì, mesi <ride> che ci separano dalle elezioni, no, è che si, si è ci sarà, un, autun ci sarà un, un autunno, autunno giusto? No, 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 io, no, farci... no. Devo diciamo, dissentire da quello che ha detto l'assessore. Diciamo, fino ad ora il discorso è stato, eh, credo, insomma, bilanciato sì, sì. e più o meno su, sulla stessa lunghezza d'onda. Però in questo caso particolare, cioè in quello del trasporto pubblico locale, eh, qualche precisione va fatta, che poi sono le stesse, precisioni, le stesse precisazioni che eh, sia l'assessore Nanni che il tecnico funzionario della Regione Mulise che ha partecipato ovviamente come assistente tecnico all'assessore, nella commissione preposta ha tenuto a precisare. Le due precisazioni sono queste la prima è relativa eh, sicuramente a una norma complessa per quanto riguarda l'annullamento del bando, ma anche a eh, diciamo, tutta una normativa, tutta una procedura relativa all'antitrust che non fu poi mandata a suo tempo dettagliatamente eh, per delle norme che sono subentrate nell'ultimo minuto, quindi per carità è una materia molto complessa, lo stiamo vedendo stasera, certo. che forse al pari dell'urbanistica veramente abbraccia quasi tutte le discipline, quindi su questo eh, nulla da, da, da dire, però eh, ci sono state anche delle dimenticanze, anche delle distrazioni che hanno fatto sì che il bando fosse poi, per quei motivi che spiegava benissimo l'avvocato del Vecchio, diventa attaccabile, diventa impugnabile e quindi eh, si rivà a nuova procedura. Questa è la precisazione che ha fatto anche la Regione Molise in sede di commissione, eh, per mezzo del suo funzionario. E quindi eh, è vero che la norma adesso è stata superata, ma ne sono subentrate altre, quindi ha chiesto massima attenzione nell'espletamento della gara. Per quanto riguarda invece il costo chilometrico di Q, al quale faceva riferimento l'assessore Cefaratti, è un costo chilometrico che ehm, l'assessore Nagni, che può intervenire e smentirmi nel caso stessi dicendo qualcosa di diverso da quello che ho capito io in commissione, è un costo chilometrico che si deve intendere già bloccato ad oggi. Perché se noi dovessimo andare a richiedere un nuovo costo chilometrico da porre a base d'asta e dovessimo richiedere un nuovo studio diverso da quello eh, poi eseguito da, dal dottor D'Abbate, per dirla tutta, che lo ha eseguito praticamente nelle maggiori città, ci troveremmo forse a ragionare con un costo chilometrico addirittura più basso di quello che ci è stato assegnato adesso perché eh, ci sono tutta una serie di, di parametri che insomma è difficile no, vabbè, spiegare vabbè. in poche battute, che potrebbero, è vero, alzare un po' il costo che spetta la città di Campobasso, ma è anche vero, quindi se la giochiamo al 50%, di, eh, potrebbero addirittura ribassarlo. Quindi il suggerimento che ha dato l'assessore Nagni... È stato quello di prendere l'esempio delle città come Sernia e Termoli che circa 10-15 giorni fa sono partiti con il bando e quindi di andare su quel percorso e su quello studio già pubblicato, già accettato eh, che è stato eseguito dal dottor D'Abbate che stabilisce un prezzo chilometro. Ora che questo prezzo sia più o meno equo, io sono al fianco dell'assessore, al fianco del sindaco a dire che questo prezzo non è assolutamente sì, eco per la ha, città anche di Campo Il sindaco Basso. in passato ha sempre contestato. Oh, e io lo dico re, pubblicamente: sono a fianco del sindaco e a fianco okay. dell'assessore per difendere un diritto di questa città. Ed è altrettanto vero che non si è tenuto in quegli studi minimamente in considerazione, e uh, per questo ci rilacciamo al discorso termina: al fatto che Campobasso è vero che deve espletare un servizio per i propri cittadini, ma è pur vero che circa dalle 10 alle 20.000 persone, che erano quei dati di cui parlavamo e trattavamo prima, deve fornire un servizio, che è quello verso il terminal, che è quello verso gli ospedali, che è quello verso i centri di servizi regionali come la Regione, ma anche la provincia che accoglie un bacino molto più ampio. Cioè. Quindi l'università, i centri di ricerca, quindi sono tutti elementi che non si sono tenuti minimamente in considerazione e che hanno fatto sì che il Campobasso fosse messa, nonostante il numero di di utenti maggiore, anche extraurbani, allo stesso livello delle altre città. Nota dolente di questo studio è addirittura un'altra. Studiandolo nel dettaglio, grazie ai dati che ci ha fornito l'assessore Cefaratti, addirittura si è venuto fuori un dato drammatico, che il campo basso, che utilizza maggiormente il servizio pubblico rispetto ad altre città, addirittura viene penalizzato cioè per un'alchimia un veramente assurda, addirittura si va a penalizzare la città che ha puntato più sul servizio pubblico rispetto ad altre che invece sono rimaste nel, uh, nell'utilizzo del servizio privato. Quindi su questo personalmente, ma il mio gruppo e credo tutta, tutto il Consiglio dei... è a fianco al sindaco e a, a all'assessore per rivendicare questo diritto. Però è altrettanto vero che uh, il, il bando, o, ad oggi ci sono i tempi, e i termini, nonché i dati essenziali per poterlo espletare, perché è inutile insistere e chiedere una rivisazione di, 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 almeno per i primi tempi, di quel, di quel dato che, almeno da quello che ho capito io, l'assessore Nanni io... ci dà per il allora, momento a suo dato. Però volevo... Uh, eh, del vecchio ha avuto modo di ascoltare quello che ha detto Coraldo. Allora, di, in sostanza mi sembra aver capito che ha detto anche questo, nel senso che Campobasso, polo di riferimento regionale per le utenze, per, per quanti ogni giorno transitano, vengono in città. Dunque, è un polo di riferimento, però non viene considerato tale alla stessa stregua anche da chi amministra, da chi ci governa. È una, è, diciamo una discrezia di base che facevano dare giustamente gli ingegneri, che poi si riverbera nella, nella sottovalutazione dei problemi della città di Campobasso e nella inadeguatezza dei mezzi che eh, eh, si mh, offrono da parte della politica per affrontare questi problemi da una parte e dall'altra nella, nella mancanza anche di una forte volontà politica nel superare. Eh, noi eh, spero che eh, dal punto di vista di associazione dei consumatori stiamo oh, lanciando in maniera sempre più forte un messaggio che ci viene dalla base dei cittadini, degli utenti che riteniamo stia piano piano facendo breccia nell'agone nella, nell politico, secondo cui eh, veramente occorre. Ehm, Approcciarsi alla città di Campobasso in un uh, modo uh, diverso rispetto agli anni passati, e tenendo conto che è un capoluogo di regione che va trattato a pari di tutti gli altri capoluoghi eh, delle grandi, grandi città e quantomeno non va penalizzato che non, rai, quantomeno altri. che non va penalizzato. Infatti, io sotto questo aspetto eh, volevo chiedere all'assessore di puntualizzare anche un po' meglio. Che cosa si devono aspettare i cittadini di meglio da questo TPR? Ma proprio in maniera più, un po' più concreta, diciamo. Oltre, eh, giustamente sentivo prima i, i principi condivisibili relativi al, al discorso di, una, di collegare a 360 gradi il termine, però questo bando del trasporto pubblico locale che, eh, che servizi in più darà alla cittadinanza? Ce dice, la fa in uh, due minuti perché poi abbiamo il break. No, però, no, però due, <ride> i due minuti per dire questo. Uh, della sintesi. La centralità della città di Cambobasso. l'approfondiremo dopo la, <ride> il break. Il bando prevede quattro cose fondamentali per l'utenza. Uno, un rinnovamento del parco automezzi che la regione non finanzierà più. Noi ad oggi abbiamo l'80% del valore del parco automezzi pagato dalla Regione. Questo non avverrà più perché la, oggi i tagli che ci sono stati nel settore dei trasporti sono drastici, quindi imponiamo l'acquisto di mezzi a metano, mezzi più piccoli, e più idonei alla città. Due, un rinnovamento totale di quello che sono anche eh, la carta dei servizi, quindi noi dobbiamo immaginare una, una vicinanza tra il gestore e i cittadini molto, molto più forte, con sistemi informativi, sistemi di abbonamenti multipli anche comunicazioni che vengono fatte via web, via sms, altre novità fondamentali noi innanzitutto incentiveremo per le contrade tutta una serie di servizi a chiamata quindi per raggiungere sia il cuore della città con i mezzi piccoli elettrici ma anche le contrade nelle ore e nelle fasce orarie in cui serve eviteremo quindi che i pullman grandi da 100 posti girano vuoti Immaginiamo anche, o meglio è previsto nel bando, quindi chi risponderà a questo bando dovrà impegnarsi anche ad investire fortemente sulle rinnovabili. Quindi, oltre ai mezzi elettrici, noi faremo e imporremo anche a chi eh, risponderà alla gara di rendere compatibile quello che fra poco già sarà una realtà in città, la possibilità di pagare sui parcometri anche l'abbonamento dell'autobus. Noi rinnoveremo, fra qualche settimana inizieranno ad essere installati nuovi parcometri, grazie anche qui a scelte fatte un anno fa. E chi utilizzerà il la sosta, ad esempio, nei parcheggi di interscambio, via Le Manzoni, il terminal stesso, potrà avere un abbonamento unico, un badge, che eh, passerà davanti a un lettore ottico, davanti al uh, nuovo parcometro, lo stesso badge lo passerà davanti al lettore ottico, che verrà imposto al gestore di installare sugli autobus. E tantissime altre novità. Sì, questo autunno sia profiguo Questo quando lo vedremo tra poco, anche questo. questo. Lo vedremo, a questo dei parcometri lo vedremo sì. nelle prossime settimane. Lì c'è una gara già fatta, una giudicazione con la GEMOBILITÀ. Con con Bene, allora vedremo anche questo nei, nei prossimi... Ma, ma beh, io veramente invito eh, sia l'assessore sia eh, l'ingegnere Abbo come opposizione, ma so che sono due professionisti che prestati alla politica di, eh, di, di grande levatura e quindi su questo aspetto... Noi cittadini siamo tranquilli. Il punto è che, la preoccupazione è che, approssimandosi la scadenza elettorale, sappiamo tutti che quando ci sono elezioni le persone, nella maggior parte dei casi, cambiano, a loro auguro di restare, però i consigli cambiano, le, com, le, com, le, 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 le coalizioni, le maggioranze si diversificano e sostanzialmente chi arriva, perciò poi si sono rincompiute, ha idee diverse da chi ha preceduto e, e non vi è continuità uh, nei, nei progetti e nei Quindi che, che caso che la nuova, cioè coloro che vinceranno, la nuova, la nuova maggioranza, nel momento in cui si insedierà, possa trovarsi già un, due bandi avviati, eh, eh, sarebbe una grande cosa perché a quel punto sarebbe difficile fare retromarcia. Con la speranza che poi appunto, essendo magari... Non lo so, eh, un'altra maggioranza non prenda e butta, poi buttare tutto nel, nel cestino. Era veramente solo, stata... solo perché. Anche, anche perché ricordiamo uh, l'amministrazione di Bartolomeo ha fatto dell'amicizia con l'ex vecchio governo Iorio, un cavallo di battaglia, nel senso che nel programma del, del Sindaco di Bartolomeo si, si è parlato anche della, della filiera dell'amicizia, tra virgolette, che legava. La, la giunta di Bartolomeo, cioè l'allora candidato di Bartolomeo, all'allora presidente della regione Molise, Michele Iorio. Adesso le cose sono cambiate quindi, Io non so. Credo, signor per che su questi temi la politica conti poco. Appunto, credo che l'attuale presidente non oltre, potrà che, oltre, continuare a darci oltre. una mano perché i suoi temi che daranno. Lustro alla città di Campobasso e quindi all'interno. Altrimenti, mi sembra aver capito che dei segnali già eh, concreti, tangenti, Assolutamente di, sì, di, li stiamo, assolutamente li stiamo già. Dentro. Bene, c'è la pubblicità. L'ultimo break, ci vediamo tra un minuto. Linea alla, alla regia. In volo nei secoli, lo speciale dedicato alla sfilata dei misteri di Campobasso torna su Telemolise alle 15:30 di martedì 4 giugno e alle 11:30 di mercoledì 5 giugno e in streaming su www.telemolise.com. In volo nei secoli, con contenuti inediti, interviste e le emozionanti immagini dei misteri. Un evento in collaborazione con chi l'ha detto che quello che nasce tondo non può diventare quadrato? Scoprite il nostro nuovo spaghetto quadrato, la Molisana Pastai dal 1912. Dal 14 giugno al 5 luglio arriva il grande concorso del centro del Molise, oggi pago io. Vieni al centro del Molise e scoprilo. CSFO, Centro Servizi Formazione e Occupazione, via Campania 15 Campobasso. Villaggio turistico, pizzeria, sala ricevimenti, ciocca! Sesta sagra dello Funnateglie. Dal 5 al 7 luglio presso Metal Zilembo. Associazione Via Nova e Blue Note presentano Campobasso Soul Beat Festival prima edizione. 6 appuntamenti internazionali al Blue Note di Ripa Limosani 6 serate di grande musica, cucina raffinata, vini di qualità 10 maggio Richard Dorfmeister 31 maggio Shaolin Temple Defenders 21 giugno The Becker Brothers 12 luglio Smooth Tarrell 26 luglio Nick Pride and The Pimptons Nel tempio cittadino dello spettacolo, dell'intrattenimento e della buona musica Campo Basso Soul Beat Festival Rifiorisce la musica, rinasce la città L'idea, il progetto, soluzioni avanzate, informatica, web design, prodotti multimediali, conoscenze e tecnologie per la certezza del risultato. Publi Service. Publi Service. Sito internet www.publiservice.net Allora, siamo tornati in diretta per l'ultima parte della nostra uh, trasmissione. Abbiamo parlato del terminal, abbiamo approfondito il discorso del trasporto pubblico locale. Adesso c'è un altro tema uh, importante e direi anche sentito in città, quello della sicurezza. Tema uh, attuale purtroppo, perché negli ultimi tempi ci sono stati fatti di cronaca legati a furti in appartamenti, in locali quant'altro tema della sicurezza eh, che è stato sollevato anche dalle, dalle opposizioni anche e da diciamo in maniera bipartisan in maniera bipartisan attraverso un un atto eh, mi aiuti Michele Coralbo siamo, fatto... eh, sì, nel Se quale in pochissime battute abbiamo fatto una mh, richiesta al sindaco di Campobasso. L'abbiamo fatto pochi giorni prima delle festività del Corpus Domini, eh, proprio raccogliendo le lamentele di molti cittadini che avevano subito eh, furti in molte zone residenziali, ma anche in molte zone del centro, oltre che le solite zone purtroppo periferiche dove magari ci sono case isolate, villini e quant'altro. In occasione del Corpus Domini, che. È una festività che attira circa 100.000 presenze nella città di Campobasso. Abbiamo chiesto al sindaco, e ovviamente eh, tramite un documento sottoscritto da diversi consiglieri di maggioranza e di opposizione, di eh, dare atto a quel tavolo di, diciamo così, interistituzionale che collega comune, provincia, regione e prefettura un tavolo tecnico appunto sulla sicurezza per mettere diciamo, in funzione quel centro operativo di sicurezza che è stabilmente eh, diciamo, preposto per, presso la, la, la prefettura di Campobasso. Quindi il comitato provinciale per l'ordine della, della sicurezza. di cui il sindaco fa parte, essendo ovviamente il primo cittadino della città a Cavolo. Credo che sia, insomma, sì, non voglio... Allora, ecco, adesso però mi dicono che c'è una telefonata sì. in linea e la prendiamo subito. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Noi la sentiamo, buonasera. Uh, pronto, buonasera. Buonasera a lei. Sono Michele Picciano. Buonasera Picciano, buonasera a lei. Ci dica. Buonasera, chiamo in veste di commerciante. Colgo l'occasione innanzitutto per salutare tutti i partecipanti, dal dottore, dall'avvocato del Vecchio, dal consigliere Michele Coralbo e dall'assessore Cefaratti. Porgo una domanda all'assessore Cefaratti visto che abbiamo parlato di mobilità e agei mobilità. Gradirei sapere il perché noi tabaccai, noi rivenditori non vendiamo più le schede del parcheggio. Vabbè, è questa la domanda? Sì, è questa la domanda. Gradirei saperne di più in quanto Eh, in quanto non l'abbiamo capito, però il senso della domanda è stato chiarissimo. Grazie, Picciano risponde l'assessore Cifra. Rapidamente, innanzitutto attualmente schede intese come schede cartacee che possono essere grattate non, non ce ne sono proprio, nel senso che noi possiamo accedere all'utilizzo del parcheggio a pagamento o attraverso la moneta o attraverso l'acquisto di, eh, eh, a... di schede, eh, di schede va... magnetiche. Eh. Sì. Però in realtà eh, questi display se ne vendono così pochi che, non, sono che non, sono, non è stato più conveniente utilizzarli. La okay. società ancora li vende, ma li vende direttamente. Cioè il numero venduto è così limitato che non valeva la pena ecco, distribuirli ai commercianti. Eh, tra l'altro con i nuovi parcometri ci saranno tecnologie nuove, quindi si potrà pagare direttamente col banco, si potrà pagare anche con delle schede prepagate e quindi a quel punto magari la prepagata si potrà anche acquistare nei tabacchini. Bene, torniamo allora eh, al tema sicurezza e probabilmente nei prossimi giorni ci sarà questo eh, questa richiesta di incontro in prefettura eh, con il Comitato per l'Ordine eh, Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel quale nel quale si parlerà probabilmente anche del sistema di, video, di videosorveglianza. Sì, allora innanzitutto vorrei dire questo, che l'amministrazione da anni sta lavorando insieme alle forze dell'ordine per far sì che eh, il la filosofia di un controllo del territorio anche attraverso l'utilizzo di sistemi eh, innovativi possa diventare anche di supporto a quella che è l'attività ordinaria delle forze di polizia. Il tema della legalità, il tema del controllo del territorio noi lo stiamo affrontando da anni, quindi non per sminuire l'iniziativa vostra Michele, però no. davvero eh, io devo, e eh, quindi mi son, ho due appunti, perché anche su questo tema non vorrei che il tutto si riducesse in una eh, convocazione che faremo la prossima settimana col Comitato Provinciale. In Prefettura e eh, l'intervento, anche qui che spero verrà fuori eh, da questo oh, Comitato, venga in un qualche modo letto come un'iniziativa tardiva rispetto a un'amministrazione che ha quattro anni di età. E allora mi dovete consentire di fare un uh, riferimento a quattro date decisive. Noi iniziamo a parlare di uh, sistemi di videosorveglianza a Campobasso, in particolare il Sindaco, già nell'agosto del 2010. Nell'agosto del 2010 noi convochiamo e iniziamo un rapporto strettissimo, in particolare con la questura, per poter analizzare tutta una serie di dati di quello che erano i livelli di criminalità e microcriminalità nel territorio di Campobasso. A valle di questi dati, con l'allora Questore Aggiunto, il dottor Farinacci, noi abbiamo elaborato un progetto di videosorveglianza urbana di altissimo livello. E lo abbiamo sostanzialmente eh, redatto questo progetto in linea con quelle che erano le direttive del Ministero degli Interni che allora venivano dettate sui temi della videosorveglianza. Un progetto molto ambizioso, anche a chi credo noi per la città di Campobasso dobbiamo guardare oltre quelle che sono le attività dell'ordinario e della quotidianità. Noi dobbiamo immaginare che la nostra città debba avere i pregi, i vantaggi di essere un capoluogo di regione. Ma anche i pregi di essere una città non molto grande, e quindi tutta una serie di iniziative si possono concretizzare con tutta una serie di attività molto, molto più forti e molto più decise. Allora è fondamentale quindi dire che dal 2010 ad oggi ci sono stati tre anni di duro e costante lavoro del sindaco e mio in particolare. In, eh, in, col comitato diciamo, in prefettura. Ricordo un'altra data importante, rispetto anche all'intervento che facciamo proprio noi in giunta regionale la eh, Regione molise riprogrammò all'interno sì, sì, riprogrammò, sì, ecco, eh, ecco, ecco, eh, eh, ecco. riprogrammò nell'ambito eh, del PAR, quindi nell'ambito del programma attuativo regionale, in particolare nell'ambito dei fondi per lo sviluppo e la coesione, un intervento di 5 milioni di euro che doveva essere finalizzato proprio all'attivazione nei comuni con più di 5.000 abitanti dei sistemi di videosorveglianza. Noi già un anno prima avevamo predisposto il progetto lo abbiamo candidato al vaglio del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Il Comitato ha dato parere positivo a questo progetto. Quindi oggi siamo dotati di un progetto definitivo che è all'avanguardia. È un progetto, do qualche indicazione, che va sia sulla videosorveglianza del centro urbano, ma anche sul controllo delle vie di accesso, dei sistemi dei varchi, di lettura dei varchi, delle targhe. Davvero l'idea ambiziosa era quella di rendere la città di Campobasso una delle città più sicure. Assessore, avete il progetto, mancano i finanziamenti. Allora, i finanziamenti, arriviamo Anche, al Dunque. Ecco. Sì. La regione. No, è perché già... faccio, faccio riferimento sì. a una nota stampa del 24 marzo del 2012 dell'allora assessore Vitagliano sì. che, in riferimento al, uh, piano, al patto per la sicurezza, diceva di aver destinato 5 milioni di euro per la sicurezza dei cittadini. Eh, risorse sì. pari a 5 milioni di euro, poi aggiungeva nei prossimi giorni il documento sarà discusso e successivamente siglato per consentire l'avvio delle attività. Da dato 24 marzo 2012, Perfetto. dopo 14 mesi, che allora, cosa... questo eh, riferimento ai 5 milioni di euro che faceva l'assessore era proprio il riferimento alla linea di intervento sicurezza e legalità nei fondi eh, nel PAR e dei fondi FSC che vi dicevo prima. A distanza di eh, purtroppo più di un anno, oltre che ad esserci eh, intrattenuti piacevolmente 4-5 volte in prefettura, ad aver analizzato, aver fatto anche emergere tutta una serie di linee guida, nel frattempo c'è anche da dire che c'è stato anche in questo settore un intervento legislativo, in particolare tutta una serie di direttive del Ministero degli Interni che hanno rimodificato le caratteristiche tecniche che devono avere eh, le videocamere in particolare e i sistemi di eh, registrazione diciamo, delle immagini quindi noi abbiamo in questo anno dettagliato, elaborato e adeguato il progetto a quelle che erano i nuovi indirizzi del Ministero degli Interni. Oggi però se la Regione sblocca questi finanziamenti, il Comune di Campobasso insieme agli altri comuni con oltre 5 mila abitanti avrà la possibilità di realizzare un sistema di videosorveglianza, io lo chiamo integrato, anche con i sistemi a traffico limitato e sistemi di sicurezza più generali, che sarà anche questo veramente un elemento di qualificazione della vita dei nostri concittadini. Michele Coralbo, se la Regione farà... Sì, no. Eh, io vorrei, diciamo così, eh, cercare di, di, di rispondere un po' mh, dagli ultimi interventi de, dell'assessore, cercando di tracciare un po' un comune denominatore e un filo unico di unione. Riparto appunto se la Regione fa. Il problema è questo. Eh, ci sono sempre grandi progetti ambiziosi, forse faraonici per la nostra città, però poi si perde di, di vista la concretezza la e, e, e la realtà e la, fabbili, e la fattibilità Ligate. di cose, come spiegava benissimo l'avvocato Del Vecchio, che forse con poche centinaia di euro, poche migliaia di euro, o meglio ancora, con lo stimolo e con la collaborazione con altre, con altre realtà potrebbero essere attivate. Mi spiego subito. Un qualcosa che non è stato mai trattato ad esempio nel trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano è questo. Oggi oltre a vendere un territorio l'amministrazione può vendere una cosa fondamentale che è il dato. Oggi ciò che si vende moltissimo, Facebook, social network, non vendono cose concrete, vendono l'informazione, vendono il dato. Eh, quando faccio un piccolo esempio per ritornare ai commercianti, quando gli arriva la telefonata a casa, di una promozione di un telefonino piuttosto che di un abbonamento. Nessuno si chiede perché quel numero è in possesso di quella, eh, di quella de detta compagnia. Il problema è che appunto c'è questa vendita e questo scambio di dati che oggi sono il vero patrimonio. Se noi facessimo quello che è stato fatto in tante realtà eh, anglosassoni, prima di tutto, ma anche del nord Europa, ad esempio di impiantare delle telecamere sui pullman urbani e exurbani, potremmo vendere, ad esempio quello che è il sistema Street View cioè del controllo stradale a società di pubblica sicurezza di manutenzione come Anas Province ma addirittura anche a portali come quello di Google che addirittura cercano il dato per evitare di mandare i propri operatori sul territorio. Quindi le risorse oltre ad aspettarle dalla regione un'amministrazione locale, piccolo o grande che sia, dovrebbe fare uno sforzo in più ad attivare collaborazioni con l'università e con enti sovraregionali, anche privati, per riuscire a trasferire i propri dati, renderlo patrimonio in modo tale da incamerare risorse da immettere sul territorio. Sul sistema di telesorveglianza e di centro storico al di là proprio del costo del, eh, della, della videosorveglianza e al di là proprio della fattibilità per quanto riguarda la legge sulla privacy e alcuni altri adempimenti che dovrebbero essere superati, la prima battuta che mi tiene da fare è questa. Sono quattro anni che non riusciamo ad attivare una webcam che deve inquadrare 40 consiglieri i lavori del consiglio, del lavori consiglio, del consiglio 40 consiglieri e sei assessori, oltre al sindaco. La vedo dura attivare un servizio diciamo così, eh, di telecamere che possa sorvegliare un'intera città e il centro storico in modo particolare. Prima di arrivare a un telecontrollo, a una videosorveglianza, che nel lungo periodo è giusto e doveroso avere, la cosa che bisogna fare Bisogna ritornare a pensare alla progettazione della città, la progettazione dei quartieri, la progettazione del vivere la città. Quello che diceva eh, prima il commerciante, l'ottimo tabaccaio Michele Vicciano, al di là della vendita o meno dell'apparecchietto, è qualcosa che la dice lunga su come si stanno isolando parti della città. Una città o un quartiere è tanto più controllato quanto più è vissuta dal cittadino. Il primo controllo non la fa la forza dell'ordine o il carabiniere o l'esercito o la telecamera. Il primo controllo lo fa la presenza massiccia di persone sul territorio. Che devono esserci ci H24, ci devono essere durante l'apertura delle attività commerciali, ci devono essere durante l'apertura delle attività ricreative, ci devono essere perché in alcune zone si ritorna a eh, creare, magari anche con incentivi abbattendo le aliquote comunali, si ritorna a ricreare artigianato, uffici pubblici, uffici privati e quant'altro. Se noi creiamo quartieri dormitorio, se noi creiamo quartieri che vivono a fasce orarie determinate. Se noi affidiamo i parcheggi ad una società privata e non gli imponiamo la vendita di un prodotto che oltre ad avere eh, diciamo così, un beneficio per il commerciante che da quel prodotto può esporre anche altri prodotti, ma di fatto trascina le persone fuori dalle case e li fa vivere la città. mi sembra di capire, è difficile la città deve, arrivare deve a una vissuta, città che venga controllata dai quarti I quartieri, i quartieri devono essere Dobbiamo controllati. Dobbiamo farla vivere prima mancano, di tutto per renderla sicura. Mancano 4 minuti al termine della trasmissione. Avvocato del vecchio, è la, è il problema della criminalità a Campobasso, possiamo dire, è una, è marginale, nel senso che la città vive di una criminalità di importazione, importazione che però e comunque va arginata. Sì, eh, va arginata, sotto questo aspetto Forse eh, in queste unioni dei comitati, del Comitato Interprovinciale per la Sicurezza, di, con, coordinandosi con la Prefettura, con le altre forze dell'ordine, che già fanno un lavoro egregio, bisogna dire, perché mh, anche alcuni recenti episodi di criminalità un po' più eh, invasiva sono stati eh, subito eh, repressi però forse eh, valorizzare un po' la figura di cui si era parlato, di cui si è parlato un, po di, diciamo, un po' di tempo fa... Poliziotto di quartiere. Poliziotto, di quartiere, quel poliziotto di quartiere. Poi dopo diciamo, ci fu un periodo in cui anche a livello nazionale era diventato un cavallo di battaglia. Poi dopo è scomparsa piano piano, questa quest idea, che secondo me in una città come Campobasso... Andrebbe veramente per come è strutturata e per come viene vissuta sarebbe veramente un optimum perché sostanzialmente avere nei vari quartieri dei poliziotti che eh, sono o un punto di riferimento sì, sì, certo. e dall'altra parte rappresentano una, è, la presenza dello Stato in quel territorio, da una e parte, e un poi dall'altra, stando avendo quel quartiere di riferimento, si accorgono di qualche movimento strano, di qualche persona che diciamo è forestiera, comunque è, non è della zona? cioè hanno più il posto della situazione. Certo. E si può avere il posto della situazione perché stiamo parlando di quartieri abbastanza limitati, piccoli, alcuni di Campo Basso, quindi non è che. Stiamo parlando di una, una città. Qual è eh, la su... proposta dei consumatori all'amministrazione? Alla, Ma privata. qui anche eh, nel, brevemente, avvocato sì, perché. Così di concretezza, eh, va benissimo pensare in grande ed è bello, e, e, speria, e, e sicuramente eh, si dovrà battere l'amministrazione per avere dalla regione, e, e anche come diceva giustamente il consigliere Colabo, per trovare altrove questi finanziamenti per questo grande progetto però il cittadino che ha avuto questi furti, eh, i cittadini che hanno avuto diversi furti, vorrebbe quantomeno un incipit di, questi, di questa videosofia. Cioè, intanto iniziamo con alcune telecamere poste, cioè, almeno oh, nei, nei punti in, nevralgici iniziamo cioè, con, con, qualcosa, con, con qualcosa. Perché, non è che possiamo, uh, perché comunque l'emergenza c'è. D'accordo su questo, Coralbo? Sì, però eh, davvero, cioè, 20 secondi e poi con, facciamo concludere. anche L'assessore... Eh, eh, adesso facciamo qualcosa. concludere eh. l'assessore. No, 30 secondi, questo. Bisogna passare dal piano teorico al piano operativo. Eh, All'assessore, come opposizione, chiediamo questo. Chiediamo concretezza, date certe e, eh, diciamo così, uno stop all'illustrazione eh, di quelli che sono progetti bellissimi, faraonici, però di fatto poco concreti. Poco, po poco realizzabili. Allora... Allora, concretezza e date certe. 30 secondi anche a lei assessore. Sicurezza urbana, legalità è sicuramente un elemento centrale rispetto al quale nei prossimi settimane avremo delle sorprese positive. Quindi io credo che anche su questo tema in maniera concreta, come diceva l'avvocato, in una parte della città, nel cuore della città, il sistema di videosorveglianza che diventerà un supporto importante e decisivo all'attività delle forze di polizia lo avremo. Molto molto presto. L'autunno ci, ci riserverà presto. delle grandi sorprese, Avvocato Pervetti. Eh sì. Molto molto Io presto. mi sono appuntato tutto. Noi saremo qui. Noi saremo <ride> qui. Ecco Ralbo. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie Assessore Cefratti. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo martedì prossimo con un altro argomento, sempre se lo volete. Arrivederci.